L'Unione dei Comuni Reno-Lavino-Samoggia comprende i comuni di Casalicchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Val Samoggia e Zola Predosa. È un territorio ampio dove troviamo zone urbanizzate che si fondono e si confondono con ampi parchi urbani, aree protette, un parco regionale, zone collinari dove boschi e aziende agricole di pregio sono un grande valore aggiunto. Il 20 maggio gli assessorati all'ambiente e all'agricoltura dell'Unione dei Comuni vuole promuovere una diretta Facebook sulla pagina di CONAPI, che è il Consorzio Nazionale Apicoltori, presentata e coordinata dalla Centro Agricoltura Ambiente alle ore 17. Questa diretta Facebook è rivolta a tutti i cittadini dell'Unione. La Giornata Mondiale delle Api, che ricordo appunto il 20 maggio, è stata istituita nel 2017 dalle Nazioni Unite con l'intento di promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore e l'importanza delle api nei contesti urbani ma anche agrari. Le api sono 30 milioni di anni che sono nostre alleate e ci aiutano nella sopravvivenza umana, oltre alla sopravvivenza di tutta una serie di piante che ci aiutano ad avere una biodiversità importante a livello urbano, ma anche importantissime per le produzioni agricole. E ricordo anche soltanto così, proprio come valore economico a livello di agricoltura, le api producono oltre 15 miliardi di euro all'anno di prodotti agricoli derivanti proprio dall'attività delle api. Le api sono importantissime, dicevo, per la nostra produzione, per la nostra sopravvivenza e per la produzione anche agricola, ma servono anche come elemento di qualità dell'ambiente in cui noi viviamo. Più api noi troviamo, vuol dire che più siamo capaci di gestire in maniera consapevole ed ecosostenibile gli ambienti in cui noi viviamo. Parlo dei parchi pubblici, parlo dei giardini pubblici ma anche privati, parlo dei balconi. Quindi noi dobbiamo davvero essere più possibile in grado di aiutare questi insetti importantissimi ad essere presenti attraverso delle scelte importanti di specie, ma anche di gestione di queste specie erbacee e arbustive che sono fondamentali come ambiente di vita di queste api. Sul sito dell'Unione dei Comuni Reno, Lavino, Samoggia e su quello dei singoli comuni si possono trovare delle schede di gestione del verde ornamentale che ci raccontano come possiamo fare davvero una gestione senza utilizzare prodotti chimici per far sì che queste api rimangano e diventino sempre di più presenti all'interno dei nostri territori.